E buon venerdì amici di Chef in Cucina, eccoci qui pronti anche oggi con una nuova ricetta, in questo caso vegana. Vegana, sì. Ma non per questo meno gustosa. No, no. Anche perché io quando vedo la zucca, insomma, sono sempre felice perché a me piace. Ti rallegri. Tantissimo, sì. C'è anche la cannella che ti piace. Ah, buonissima. Ah, ma proprio qua ha imparato i miei gusti la nostra chef. Stavo per dire che ogni volta ti provi tutto, quindi ormai lo so che cosa ti piace o non ti piace. Giustamente dice Letizia, come faccio a trovare qualcosa che non ti piace? Non esiste, ha ragione. Soprattutto nel mondo vegetale non c'è niente che a me non piace. Brava, brava. Dai soddisfazioni. Eh sì, no, poi le verdure, insomma, puoi trovarle così, sistemate, tutte pronte, insomma, cioè, io lo dico sempre, c'è veramente un grandissimo lavoro dietro la preparazione di piatti a base di verdure e di vegetali, quindi insomma, onore e merito alla nostra chef, perché non è facile. È una cucina molto lavorata, sì, purtroppo. Molto, moltissimo, solo, diciamo, prepararle, pulirle, mondarle, insomma, richiede tanto tempo e tanta pazienza, ma Letizia ha una pazienza infinita. Beh, la mia era ironia. Dicevi? Oramai ci conosciamo. Allora, oggi facciamo una vellutata, sì. Che da tanto che non ne facciamo una, sì. Con zucca, bulgur e arancio. Okay. Ci mettiamo anche un po' di noce, un po' di cannella, bella, qualche cosa di invernale, qualche odore un po'. Allora, vi anticipo, da questa stagione. Chiusa la puntata, la divorerò. Va bene. Va bene? Così vediamo com'è. Allora, iniziamo, io non ho dubbi. Allora. Abbiamo bisogno di intanto. Allora, zucca non abbiamo già tagliata per abbreviare i tempi, sì. Un pochino di cipolla, un'arancia non trattata perché useremo sia il succo sia un la pochino scorza. Di scorza, del bulgur, noi abbiamo già utilizzato, te lo ricordi sì. Come si usa? Sì. Si mette a lessare due parti di acqua e una parte di bulgur, sì, okay. A lessare in realtà cuoce per assorbimento. Un po' quindi come mettiamo... il couscous, mi bravissima, ricordavo. Bravissima. Okay. Cambiano semplicemente le proporzioni, e della cannella e delle noci che noi abbiamo tostato, okay. Olio e sale chiaramente. Ok, noi ovviamente la zucca l'abbiamo precedentemente noi l'abbiamo lessata. Già cotta, mantenendola abbastanza asciutta. Okay. E niente, procediamo? Procediamo, ok, sono proprio curiosa, questo piatto mi piace tanto. Mettiamo dell'olio nella nostra pentola. Sì. Abbassiamo un po' il fuoco perché okay. Si brucia. Allora, e andiamo con la cipolla. Lasciamo anche un po' grossolana, tanto poi la frulliamo, quindi non è un problema. Ok. Mettiamo la nostra zucca a tocchetti. Quindi zucca tagliata a cubetti e rosolata con la cipolla. Quindi la facciamo cuocere direttamente? Facciamo cuocere direttamente. Bella. Aggiungiamo un pochino di acqua, però non tanta, perché poi... La zucca la tira fuori. La tira fuori e soprattutto poi andremo ad aggiungere il succo di arancia, quindi... Quindi questa è la particolarità. Allora... Copriamo e facciamo cuocere poco, nel senso che comunque la zucca non impiega tantissimo, quindi il tempo di sfaldarsi, okay. E otteniamo questo risultato qui. Ok, perfetto. E qui abbiamo aggiunto anche il succo d'arancia. Qui non ce l'abbiamo ancora aggiunto, ce lo dobbiamo aggiungere, quindi ce lo aggiungiamo adesso. Ok, perfetto. Allora, aggiungiamo la cannella, chiaramente va a gusto, non l'abbiamo aggiunta tanto perché ci piace. Sì, anche a me, adoro la cannella. Mettiamo un po' di succo d'arancia. Sono delle arance, come si chiamano queste, Letizia? Quelle rosse, giusto? Sì, sì. E andiamo a frullare. Le tarocco, non mi veniva. Quindi semplicemente frulliamo il tutto. Sì, sì. Poi a seconda di quanto lo vogliamo ottenere denso aggiungiamo o meno. Allora, possiamo andare ad impiattare. Sono proprio curiosa di assaggiare la zucca con la cannella e con il succo d'arancia che secondo me gli dà proprio quel tono, quel tocco di acidità e anche sì, di freschezza. Sì, poi arancia e cannella sai che è un'unione felicissima, sì. Secondo me, è vero? Sì, ma anche nei dolci, metti anche due mandorle, massimo secondo me. Il tè arancia e cannella, buonissimo. È una delle cose più buone che ci sia. È vero, è vero. Io sono un'appassionata di arancia, cannella e zenzero. Ecco, a me lo zenzero non fa impazzire, no, ad esempio. No, a me piace proprio tanto. Noi parliamo, però io poi ogni tanto mi distraggo. Qui
Quindi mettiamo un pochino di scorzetta d'arancia. Io poi sono appassionata di arance, sai? Sì, e sai quindi piacciono tanto anche a me. Prima mi stava prendendo male perché non ricordavo il nome delle arance. Sai quando hai lapsus? Perché ci sono le tarocco, le arance vaniglia. Le mie preferite in assoluto che sono le navel. Esatto. Poi abbiamo le arance moro, le cosiddette sanguinelle. E io veramente ogni anno me le faccio arrivare direttamente dalla Sicilia, sai? Sì. Per quanto sono appassionata. Anche se devo dire che in Abruzzo abbiamo delle arance meravigliose che in pochi conoscono. Sono quelle della Costa dei Trabocchi. È vero. Che, questa è una cosa che mi ha insegnato il nostro chef Marco Caldora. Dice che queste arance sono talmente intense che il detto abruzzese dice fa torcli anche. Perché insomma teoricamente sono amare, ma non è vero, perché sono veramente intense, hanno un gusto veramente eccezionale e nascono, crescono spontaneamente lungo la costa dei Trabocchi, quindi prendono tutta l'aria del mare, sono veramente speciali. Poi insomma noi lo diciamo sempre, il nostro Abruzzo è una terra meravigliosa, c'è ancora tanto da scoprire e da comunicare e noi cerchiamo di farlo tutti i giorni attraverso i nostri piatti. Letizia, grazie per questo piatto. Beh, perché noi terminiamo con un po' di olio. Ah, dobbiamo ancora finire, io pensavo sì, avessi finito, quindi vabbè, l'immancabile filo d'olio che insomma... E ci siamo. Devo dire che si presenta proprio bene ed è perfetto come primo piatto praticamente. Sì, sì, sì. O sì, magari anche in una porzione ridotta come antipasto. Esattamente. Bene Letizia, grazie. Grazie a te, grazie anche a per voi questa ricetta e grazie a voi per essere stati insieme a noi. Ci vediamo domani con le nostre ricette senza glutine, sempre su Rete 8, la prima emittente l'Abruzzo. Ciao. L'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha dato alla dieta mediterranea il patrimonio culturale. Questo indica che la nostra alimentazione è veramente voluta da tutti i popoli del mondo.